comunale, eccetera, con gli atti non trasparenti, eccetera, dopo uno deve... Ma io le cose le voglio fare velocemente, perché questa città ha bisogno di tutte queste cose, ha bisogno di lavoro. Noi dobbiamo andare avanti velocemente, l'invito mio è solo questo, quello di lavorare insieme per andare veloce, è quello che ti ho detto in tempi non sospetti, quindi era questo, il discorso della procura, se noi cominciamo poi a fare i corsi in procura non si finisce più, anziché metterci 2 anni, ce ne mettiamo 5, o magari la maggioranza, come sempre, come deve essere, giustamente ne esce fuori, però è per velocizzare la cosa, è questo quello che intendevo io. Grazie consigliere Mucciola, alla parola all'assessore Bianchi. Ma come assessore delle Calaforte la settimana che ho fatto una battuta. La vicenda Porto, il sindaco prima l'ha detto molto chiaramente, c'è stato soltanto un incontro tra amministrazione comunale e rappresentanti della società Porto Romano per verificare la disponibilità di questa società a riprendere il dialogo che si era interrotto con la passata amministrazione. Verificato questo, c'è da predisporre gli atti, bisogna verificare l'avvocato incaricato dal commissario prefettizio, l'avvocato incaricato di predisporre lo schema di conversione, a quale punto del lavoro è arrivato, e questo è stato convocato per giovedì. Fatto tutto questo, predisposti gli atti per cominciare a parlare di qualcosa, perché qui bisogna capire se dobbiamo parlare sugli atti che ci portano all'accordo con la Porto Romano, sul porto, oppure se dobbiamo parlare di linee politiche. Le linee politiche, c'ha ragione il capogruppo Maggi quando dice che sta finisce la maggioranza, le linee politiche. Sugli atti, ancora parliamo di cose che sono di là da lì, ancora si sta lavorando per verificare come è lo stato dell'arte e quali atti vanno predisposti. Quando gli uffici avranno risposto almeno la prima parte degli atti, potremo cominciare a parlare di verifiche e di controlli. Ma oggi faremo riunioni che non hanno nessun valore, secondo me. Grazie. Grazie assessore, allora procediamo con il consiglio, appunto al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2008, relazione previsionale programmatica, bilancio pluriennale 2008-2010, esame e approvazione. La parola all'assessore al bilancio, Venanzio Bianchi. La parola soltanto per ricordare che nell'ultima seduta di consiglio comunale è stato mostrato lo schema di bilancio, la proposta di bilancio, ho letto una mia relazione che accompagna il bilancio, è stato fatto un elenco degli atti che sono legati al bilancio e quindi è stata aggiornata oggi per dare la possibilità a tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza di verificare la situazione, la proposta di bilancio e eventualmente presentare emendamenti e osservazioni, per cui il mio intervento per ora finisce qui, poi pronto a rispondere su osservazioni. La parola al consigliere Pietro. Sì, allora questo è un intervento sul bilancio e quindi avete un po' pazienza tutti, sarà un po' più articolato, un po' più lungo, cercherò di essere molto sintetica, anche se le questioni sono veramente tante, perché noi abbiamo studiato gli atti, non abbiamo avuto più tempo, l'abbiamo chiesto per, anche per eventuali emendamenti, poi ci siamo resi conto che non è una questione di emendare qua e là, è che sostanzialmente non siamo d'accordo con tutta l'operazione. E ci sono molte motivazioni, per questo dicevo che il discorso sarà articolato. Allora, ora sarà un discorso politico, perché l'assessore al bilancio la scorsa volta insisteva, questo è un bilancio tecnico, però un anno è lungo da passare, diceva una canzone, cioè non è solo un bilancio tecnico, ci sono delle scelte molto precise, soprattutto sulle spese. È come se questo bilancio ci avesse un carattere, una fisionomia, ed è quella fisionomia che non ci trova assolutamente d'accordo, è una fisionomia di debolezza, di troppa fretta, di superficialità rispetto a certe questioni. Vado un po' nello specifico. Innanzitutto voglio dire che è stata molto interessante la lettura dei revisori dei conti, sebbene interessante nelle ultime 2 o 3 paginette. I revisori dei conti, per esempio, relativamente, ovviamente sapete che un bilancio si divide in entrate e uscite, relativamente alle entrate vi fa delle osservazioni. E innanzitutto vi richiama con un sottolineato alla bucalossi, alla evasione della bucalossi, perché io vorrei dire questo, tornando un attimo indietro. Ci sembra che per quanto riguarda le entrate non siete stati abbastanza attenti
a implementare queste strade, a far entrare più soldi. Devo dire che ovviamente il bilancio ha anche degli aspetti positivi, si intravede qualcosa, si intravede una serietà ovviamente a far tornare i conti, si intravede qua e là dei risparmi giusti, legittimi, condivisibili, però appunto a parte questo, queste cose più o meno qua e là che sono condivisibili, era importante ragionare sulle entrate e fare in modo che le entrate fossero il più possibile sostanziose, sia per abbassare o limitare l'addizione dell'IRPEF, sia poi per rimportare le spese che invece su quale avete decurtato in molti settori fondamentali. Allora, in revisione dei conti vi richiamano a Luca Rossi. Qui voglio dire che in commissione di Capigruppo io ho posto questo problema e mi è stato subito risposto dall'assessore al bilancio, ma che problema è? In questa città si pagano le rate di Bucalossi fino alla fine oppure no? Perché se non si pagano quelle sono risorse sottratte. E l'assessore al bilancio ha detto, l'ufficio dice di sì, in che senso dice di sì? Ha scritto qualcosa? No, lo dice verbalmente. Io penso che l'ufficio urbanistica funzioni bene da quel poco che ho capito, però queste sono cose serie, cioè, e vi richiamo, è importante, qui ci vogliono i pezzi di carta scritti per vedere se questa Bucalossi si paga oppure no, e mi permetto di dire che le dimensioni di conti vi richiamano a questo, perché ci hanno sottolineato, poi vi richiamano ovviamente a molti servizi, e questo non lo devo nemmeno dire, vi richiamano sulla 167, anche questa è la delibera dell'altra volta, noi abbiamo così, cerchiamo di incamerare 600.000 euro e abbiamo calcolato 15.000 euro a superficie. Beh, io mi sono informata, per esempio a Civitavecchia è 20.000 euro a superficie se il proprietario vuole vendere subito, che poi in realtà fanno. Allora, forse potevamo essere un po' più ottimisti su questa cifra di 600.000 euro. Alla fine i revisori di conti li richiamano anche sulla farmacia, ma questo l'abbiamo detto diverse volte e ci è stato detto che lei, assessore al bilancio, ha subito risposto dicendo che sulla farmacia ci vorrà una contabilità diversa, però per esempio nel bilancio ci sono delle voci, dei capitoli chiari, ci si dice che in 2 anni la farmacia ha acquistato 100.000 euro in più di medicinali. Allora uno in quel momento, nel momento che scrive il bilancio, non so, o quantomeno subito prende dei provvedimenti, chiede 100.000 euro in più in 2 anni, ci avranno una ragione, no? E io non mi soffermo tanto su quello che dice per non annoiarvi, le persone soprattutto che stanno in piedi, cosa dice, però insomma ci sono 1, 2, 3, 4, 5 righe in cui le revisioni dei conti dicono, ma insomma sta farmacia non è pensabile che non dia utili. Questa cosa è interessante perché dice non risultano al collegio iniziative dell'amministrazione comunale relative a sconti sociali, voglio dire, se decidiamo che la farmacia deve fare sconti sociali, che deve avere una funzione sociale, allora va bene, va anche in perdita, se decidiamo che questo non è, deve dare utile. Allora, e poi c'è relativamente alle entrate, sto parlando delle entrate sulle quali secondo me si poteva ragionare in modo da renderle più sostanziose, si poteva provare, cioè magari l'assessore al bilancio mi dimostrerà che assolutamente non è così, o quantomeno da adesso in poi bisognerebbe prendere impegni perché sia così. Io ho notato che ci sono minori entrate per trasferimenti, cioè i contributi che ci dà la regione, la provincia, eccetera, eccetera. Anche su questo l'assessore mi ha risposto dicendo che non si scrivono nel bilancio se non ovviamente quando arrivano, quindi se ci sono dei finanziamenti che arrivano a agosto, ottobre, eccetera, eccetera. Però io ho fatto un elenco, guardate, è un po' spaventoso, nel senso che in quel bilancio rispetto allo scorso anno noi perdiamo 3 milioni di euro. Perdiamo 3 milioni di euro. Allora io vorrei che sarebbe stato interessante, non so, qui io avevo preparato anche un'interrogazione, per cui io ho assegnato tutti i contributi che abbiamo perso e alcuni sono veramente interessanti. Allora sarebbe interessante, scusi la ripetizione, sapere se qui c'è stata una manchevolezza dell'ufficio, è la regione, la provincia, il comune di Civitavecchia che ha deciso di non erogare questi fondi. Ci interessa questa cosa qua. Per esempio, che ne so, dico, ne cito alcuni che però penso che interesseranno anche il pubblico. C'era un contributo regionale per il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte economiche, bilancio partecipato, 10.000 euro, non c'è più. C'era,
cosa interessantissima e importante, io spero che l'assessore, il delegato al turismo, mi dica che questo lo stiamo aspettando, questo finanziamento arriverà sicuro. Un contributo regionale con il corso di formazione professionale in materia di turismo, 30.000 euro per